Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Io sono Luca e siamo qua oggi con una chiacchierata in moto. Oggi la chiamiamo chiacchierata in moto. No, niente, semplicemente sarebbe un motocroc come ai vecchi tempi. Però piuttosto che stare in città sfruttiamo la giornatina invernale, ma che comunque ha tipo 10 gradi, non male, per parlarvi di una cosa molto, molto seria, come avete letto dal titolo. Solito incontro in autostrada con quelli di Milano, figa cotoletta. C'è puzza di morto qui. Facciamoci sentire. Cazzo, una delle poche volte in cui trovo la combriccola pronta ad aspettarmi, incredibile. In orario, ok? Svizzero? Ah, 9. Allora, ci siamo accaparrati l'itinerario migliore con prepotenza. A noi l'autostrada non ci piace, noi andiamo in moto e non in autostrada. Quindi anche questo weekend facciamo Polavena. Yes! Ma comunque non è l'itinerario quello che a noi interessa in questo video, ragazzi. Infatti, come vi dicevo, quest'oggi parleremo della cosa che avete letto nel titolo. Ma prima usciamo dall'autostrada. Ragazzi, adesso appena esco dall'autostrada sfotto Gunther al volo proprio. Subito, raga, praticamente settimana scorsa qua Gunther è rimasto a piedi con il suo super BMW. Gunther, sai che ho un ricordo di settimana scorsa di questo posto. È accesa? Allora, siamo usciti dall'autostrada, finalmente, quel mortorio lì, luogo ignobile, non adatto ai motociclisti. L'obiettivo ora è andare a far benzina, perché me l'hanno chiesto. Comunque, dicevamo, prima di parlare dell'argomento che è il motivo per il quale avete aperto il video, vorrei informarvi che ho acquistato un PC da gaming di fascia alta e attualmente farà uscire dei video molto più semplici rispetto al solito, perché devo imparare ad usare Adobe Premiere, perché prima usavo Final Cut, adesso devo reimparare a usare questo qui. Però se il video settimana non vi basta, se le mie Insta Stories non vi bastano, i post non vi bastano, eccetera. No, passa, io ti sto dietro, guarda. Facci sognare, ti prego, dai. Apri ste cazzo di valvole. Dai, socio. Che mezzo, raga, che mezzo. Cioè, raga, lo sto stimolando con i miei scoppiettini, ma non mi caga. Dai, socio, che tristume. Apri, figa. L'abbiamo superato così, con delicatezza. Dicevo che ho acquistato un PC da gaming di fascia alta, con il quale streamo. Abbiamo finito insieme Need for Speed Heat in live, praticamente, perché l'ho giocato solamente in streaming. Quindi è stato molto figo che chi mi ha seguito fin da subito si è fatto tutta la storia. Storia, tra l'altro, se proprio dobbiamo dirlo, inesistente, perché penso di averlo streamato per 6 volte, una cosa del genere. Cioè, per me è scandaloso. Sarebbe figo che tanti di voi mi iniziassero a seguire su Twitch, perché so che fra di voi ci sono dei gamers. Non fate finta di niente. Quindi ragazzi, link in descrizione, mi trovate su Twitch oppure mi cercate Lucas98-basso. Sicuramente ogni giovedì sono in live, ogni tanto riesco anche di lunedì e o martedì. Guarda, ada che cade. Sarebbe stato un video epico, eh. Che poi, Lucas, cosa dici che hai un computer di fascia alta? Che cosa monti, cioè? Scusa, per far così lo sborone. Non ha mai fatto lo sborone in vita sua e adesso fa lo sborone col computer. Cioè, è fake, secondo me, è una fake news. Allora, siccome me l'avete chiesto in molti e vi ho visti molto, molto, molto appassionati nel settore, vi confido che lo sono anche io da molto tempo, però non ho mai avuto modo di approfondire questa passione. Allora, questo computer monta un Intel Core i9 9900K RTX Asus ROG Strix 2070, RAM 16 GB Vengeance RGB Pro, sti cazzi da 3000 MHz. Scheda madre Aorus Pro Wi-Fi, si chiama anche quella lì RGB più o meno. Mica tanto, però un po' RGB anche lei. Il dissipatore è un quel cazzo si chiama Corsair
2,40, una roba del genere, quindi un radiatore di quelli formato 2. SSD NVMe M2 da 500 GB. Poi, sempre per archiviazione, c'è un SSD SATA però, da 2,50. Non me ne faccio molto, però è lì, può servire. Oh, 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 sento qualcuno dietro. Oh, 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 oh. Offerbacco. Dai che chiacchieriamo un po' su Polaveno. Dai, mentre andiamo in moto sui passi chiacchieriamo. Dai, su via così. Io non mi trovo bene. Ustia, sì, così belle. La inauguravamo questa moto. Che dici? Vedete che si mette giù il piedino per controllare l'aderenza dell'asfalto. Si mette giù, è importante. Non vi ho detto il case. Il case è un Corsair RGB. E il Corsair, ora non mi ricordo il nome del modello, è quello da 350 euro. La figata di questo case è che sì, ha il pannello in vetro come tutti, tralasciando che il pannello in vetro ne ha due: uno lato cable management e uno lato componentistica, ovviamente. La figata è che i pannelli in vetro non si chiudono con le viti e quindi a sbatti, si aprono come se fossero delle porte magneticamente, non hanno serratura ovviamente. È una figata pazzesca. Sapete cos'è poi la più figata di tutte? Questo computer io ovviamente l'ho preso usato, perché sono un poveraccio. Non avendo chissà che fretta di prendere un nuovo computer, ho potuto aspettare e seguire un po' l'andamento di subito.it, perché lì mi sono interfacciato per vedere se ci fossero delle buone offerte sull'usato. E ho visto che c'era questo computer che nel giro di 3-4 mesi è passato da un prezzo di 1800-1900 euro ad arrivare fino a 1500. Momento in cui Lucas98 ha contattato il venditore. Sapete perché? Perché tutta la componentistica di questo computer alla data attuale, tralasciando che aveva 10 mesi di utilizzo, ma alla data attuale costa 2300 euro senza montaggio e senza un cazzo. Quindi dopo tutta questa pappardella vi ricordo che le streaming sono importanti, sono divertentissime. Ma non inizia a stare 3GS, eh? È vero, figa, è troppo cioè un impianto frenante della Madonna, c'è le slick, i cerchi in magnesio. Vabbè, ognuno ciò che si merita, Ma passiamo all'argomento principale di questo video, ragazzi. Questa moto non sarà più mia. Per forza di cose, perché sennò non avrei soldi per comprare la prossima. E è difficile da dire, raga, è molto difficile doversi separare dalla bambina qui. Ad aprile 2020, cioè in questo momento fra due mesi, sto registrando verso febbraio, acquisterò la mia nuova moto, che ovviamente voi non sapete qual è, ma quelli di Twitch hanno molti più indizi. Il mio progettino era quello di arrivare a febbraio circa, iniziare a smantellare la moto portandola originale, vendere tutti i pezzi a parte e poi vendere la moto semi originale, facendo secondo me un buon ricavato. Ovviamente se fosse arrivato Jumbo Jet a dirmi guarda ti do tot euro e me la dai tutta così com'è, e fosse stata una buona offerta, io avrei preferito darla così. Così poi da arrivare tipo ad aprile che l'avrei venduta, perché dico vabbè in due mesi magari la vendo, sarebbe comunque stato un rischio. Ma ovviamente vedendo le storie che avrei cambiato moto e che avrei venduto prima o poi la Z, qualcuno si è anche incuriosito. Ha detto, ah sì, la vendi? Quando la vendi? E fra tutti un ragazzo mi disse, ciao guarda io sono interessato, se tu la venderai ci accordiamo, posso venire a vederla? Io, se devo essere sincero, ero un ragazzo che aveva 18 anni. Avevo molta paura che fosse uno dei soliti perditempo, perché ce n'è tantissimi, raga. Voi non potete immaginare quanti perditempo io incontri. Che è comunque gente che non è che lo fa perché gli stai sul cazzo, lo fa perché vorrebbe parlare con te, ti vorrebbe vedere, però non è quello il modo di farlo. Ma vabbè, io ho detto, vabbè, gli rispondo, metti caso che è una persona seria, me lo faccio scappare così. E allora gli risposi, abbiamo parlato del prezzo, così e lì. Però io continuavo a essere molto perplesso, fin tanto che non mi disse guarda ci vediamo a dicembre. Solo che una settimana prima mi ha detto guarda che non riesco più, ho avuto un disguido, bla bla bla. E io sempre più convinto della mia tesi, guarda che questo mi sta facendo perdere tempo. Ma continuiamo a rispondere, non perdiamocelo, metti caso che è una persona seria, ecco. Quindi lui si scusa per non essere potuto venire correttissimamente e mi scrive, guarda possiamo riaggiornarci verso gennaio? Ci siamo dati più avanti una data su gennaio. Arriva quella domenica lì, incontro a mezzogiorno qua vicino a Bergamo. Io ovviamente non ci credevo neanche morto, mi sono presentato ugualmente. Da non crederci, questo ragazzo si è presentato effettivamente. Io ero allibito, non ci credevo, non ero
Boh, vabbè, ho detto ok, c'è, si è presentato, bene, parliamo. Ha guardato la moto, gli è piaciuta, era come se l'aspettava, andava tutto ok. Ma raga, mi ha dato la caparra, mi ha dato la caparra, cazzo. Io non me l'aspettavo, non ero pronto, non ero pronto. Ho detto, dai, arriverà, vorrà trattare ancora il prezzo e ci sfanculiamo. Lui se ne torna a casa, io me ne torno a casa. No, no, è stata una persona serissima. Ho detto, ma, cioè, da un lato ero molto contento perché la mia vita si era semplificata non di poco. Non avrei dovuto vendere i pezzi, perché lui prendeva così com'è, non avrei dovuto cercare qualcuno a cui venderla, una figata pazzesca. Però non ero nemmeno pronto a venderla io. Paradossalmente è un pochino che sono in giro con una moto che non è mia, è sua ormai. Cioè sul libretto c'è scritto il mio nome, però la questione, raga, è che con questa qua ho vissuto molti più momenti ed esperienze. L'ho anche lanciata, l'ho trattata come un angioletto. Penso di essere l'unico babbeo che questa moto la taglia adatta ogni 6.000 km. Ora io sono sicuro che questo ragazzo la tratterà bene così come l'ho trattata io. Però allibito, allibito, raga. Ero in un mood talmente tanto triste, malinconico e depresso che non lo so. E per tutti quelli che erano interessati all'acquisto, perché anche qualcun altro ho visto che era interessato, ma io ormai sono d'accordo con questo ragazzo. Quando ad aprile farò la patente per la nuova moto, intanto lui sta facendo la sua patente per questa, quando avrò la nuova moto venderò questa. Cioè, più comodo di così, raga. Cioè, davvero, gli devo un favore a questo ragazzo. La nota positiva è che fra 2 mesi nuova moto. E quindi, raga, è andata così. Lo so. Immagino che anche voi siate tristi. Però fidatevi, avremo di meglio.